Exoratix, so che voi già siete in vacanza probabilmente e io ho scelto per voi un'auto che ci ricorda un po' il sapore del mare, ma soprattutto il sapore della sabbia. E infatti eccola qui, Honda HR-V nella versione Sand Khaki da 1500 di cilindrata, 106 cavalli Elegance, è un'ibrida, quindi benzina più elettrico. Ha percorso solo 373 km ed è nuovissima perché è stata immatricolata a maggio 2020. 22, quindi scopriamole insieme a partire dal frontale, che è davvero molto particolare, ha un colore che la rende molto compatta, non abbiamo inserti cromati se non quello del logo che troviamo qui al centro. Le scanalature però ne slanciano sicuramente le forme, perché questo SUV è veramente imponente, sicuramente molto spazioso, molto sicuro e anche molto confortevole per i viaggi lunghi. Scopriamo insieme i cerchi che sono in lega. Vediamo da quanti pollici, da 18 pollici, 2,25, 50 a 5 razze doppie, cromati e nero lucido, sono veramente di carattere. Andiamo verso la parte posteriore e vediamo la pinna shark sul tetto e il bagagliaio, che so che è la cosa che vi interessa di più in questo tipo di autovetture. È veramente, veramente enorme. Parte da 335 litri e arriva addirittura a 1305 abbattendo le sedute posteriori frazionabili 60-40, doppia luce di cortesia a LED e il vano di carico è regolabile, non abbiamo praticamente lo scalino, abbiamo dei tasconi veramente molto comodi, questo tra l'altro è particolarmente profondo per metterci tutti gli oggetti che preferiamo. Entriamo anche perché voglio mostrarvi, ah, carine le maniglie per l'accesso posteriore a scomparsa nella finitura della finestratura. La parte posteriore invece è veramente super super spaziosa. Io mi metto a bordo, è davvero tantissimo lo spazio a disposizione. Sopra la mia testa, davanti alle mie gambe, tenete conto che il sedile del guidatore è regolato sulla mia altezza di 1,70 m, quindi è veramente enorme, ariosa, luminosa, la finestratura è molto ampia, il cielo è chiaro e abbiamo delle luci a sfioro aggiuntive, quindi veramente top. Spostiamoci anteriormente per scoprire invece com'è la plancia e in particolare vediamo che il sistema di accensione è start and stop. Non manca davvero la tecnologia, abbiamo il quadro strumenti che è interamente digitale, guardate che meraviglia, e poi abbiamo questo praticissimo display per gestire tutto l'infotainment, davvero molto 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 particolare, risponde molto bene al tatto. Inferiormente troviamo il clima automatico e bizona, naturalmente abbiamo un vano portaoggetti, presa USB, altra presa USB, il cambio è automatico, comodissimo per viaggiare in città, le finiture sono veramente di altissimo livello, guardate un po', soft touch, la palpebra della plancia. E i vani portaoggetti di sicuro non mancano, abbiamo anche il freno di stazionamento elettrico, tantissimi i comandi al volante e direi che a questo punto scendiamo, vi faccio un piccolo recap per concludere questa brevissima ma intensa visita verso Honda HR-V. Quindi io vi faccio un piccolo recap: Honda HR-V 1500 di cilindrata, 106 cavalli Elegance, nella versione ibrida benzina più elettrico, con soli 373 km all'attivo, velocità massima 170 km all'ora, immatricolata nel 2022. A questo punto non vi resta che correre sul nostro sito ratix.com, sperare che ci sia ancora e che nessuno l'abbia già acquistata prima di voi e riservarla per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro. Al prossimo video, Exoratix!